torniamo a parlare del video pubblicato ieri, nel quale vi ho fatto ascoltare alcune frasi shock di Ettore Gotti Tedeschi. La miniatura del video è questa, sopprimendo tutti gli over 65. Ho visto che tra i commenti sono sorte delle polemiche, che ritengo assurde e inutili, perché denotano che chi ha scritto quelle cose non ha visto il video o l'ha visto facendo altro e quindi non facendo attenzione a quello che io ho detto. Guardiamo un po' i risultati di questo video. 18.797 visual in meno di 24 ore, 1.258 commenti, poi i mi piace 2.381, i non mi piace 41. Il gradimento del video è al 98,3%, leggermente più basso rispetto alla media, come tutti i video nei quali l'argomento non è piacevole. Bene, ora diamo i voti. Nei commenti negativi è stato scritto: è una provocazione, Mimar sta provocando, Mimar spero che tu l'abbia capito che lui sta provocando, il suo pensiero è un altro, no quello è un paradosso. Bene, a queste persone do voto 4 e sono stato anche fin troppo buono, perché io cosa ho detto prima che lui parlasse? Ascoltiamo assieme. 23esimo. Dura quasi 45 minuti. Io ve ne faccio ascoltare un paio. Come al solito mi sono iscritto ed ho cliccato sulla campanella. Sentite che cosa dice per provocare. Ho detto che lo dice per provocare. E voi mi venite a chiedere se io ho capito che è una provocazione? Sono io che vi devo domandare: avete ascoltato quello che dico nel video? Cosa vuol dire provocare? Tre cani? Punzecchiare, popolare sfottere, regionale sfruculiare, stuzzicare, irritare. Quindi queste frasi vengono dette con quello scopo. Seconda osservazione: Mimar, ma lui è ironico, lui lo sta dicendo ironicamente, ma vedi che tu non l'hai capito, ma bisogna guardare tutto il video. Riguardiamo come introduce lui il discorso. È una sola cosa: se lui mi fa ministro della spending review, in 6 mesi io porto il bilancio in attivo, chiudo il deficit e riequilibrio la bilancia del nostro paese, sopprimendo tutti gli over 65. Avete sentito? Guardiamo anche il contesto, come ci veniva insegnato a scuola durante le lezioni di lingua straniera. Allora, non riuscite a capire tutte le parole che vengono dette nel video? Guardate i particolari, guardate l'espressione della gente, cercate di capire il contesto. La gente ride. Se la gente ride, si capisce già qual è il contesto. Uno gli dice: oh, piano, piano. Si vede che era un over 65, lui fa: e io? Anch'io sono un over 65. Quindi il fatto che sia ironico, io penso che non ve lo devo spiegare. Mimar sta facendo un esempio. L'eutanasia viene richiesta come contributo sociale, perché la vita non è degna di essere vissuta. Negli Stati Uniti fanno dei corsi per i medici su questo. Ci sono documenti, non lo sto inventando. Quindi non meravigliatevi se tra un po' ci sarà questo eccesso. È chiaro, sì, sta facendo un esempio, lui lo dice, ci sono dei medici in America che studiano queste cose e quindi sono argomenti che lui conosce, che sta illustrando. Ah, ma il suo pensiero è diverso, ma tu lo devi dire. Ragazzi, lo dice lui alla fine, ma ascoltate. Trasformare i nostri difetti eugeneticamente, se non fosse perché la religione cattolica lo impedisce. Quindi il nemico della scienza è la religione cattolica. Allora voi pensate alla famiglia, che è un'invenzione della religione e della cultura cattolica, se viene amata da questo mondo nichilista, relativista, eccetera, eccetera. Questo è quello che pensa questo mondo nichilista. Lui sta portando un contributo, vi sta parlando di una determinata cosa. Se non riuscite a capire, ragazzi, io non so che farci, 4, di più non posso darvi più di 4, perché vuol dire che non state attenti, non riuscite a capire il video. I miei video non si possono guardare mentre si fa altro. Quando guardi i miei video devi stare lì con la testa, altrimenti non li capite.
e si evince poi dai vostri commenti. Do 5 invece a tutti quelli che subito partono in quarta offendendo, minacciando, augurando anche cose brutte. Vi ho detto in più occasioni, non esagerate nei commenti, state attenti a quello che scrivete. Non è bello scrivere quelle cose. Capisco che frasi di questo genere possano suscitare dentro di noi reazioni violente, ma noi dobbiamo dominarle. 6. Do 6 a tutti coloro che invece mi fanno i complimenti e mi dicono sempre bravo. Perché? Perché dopo gli altri dicono, ah vedi Mima, tu hai sentito dire bravo, vuoi fare le visual, vuoi i like? Ragazzi, trovatemi uno youtuber che è qui per altri motivi. Do 7 a quelli che dicono, ah Mima, tu stai diventando come gli altri, io adesso tolgo l'iscrizione. No, io l'ho appena tolto. Addirittura c'è uno che dice che ha tolto l'iscrizione perché è cambiato il mio tono di voce. Allora togliete l'iscrizione e ciao ciao. Poi do 8 a quelli che invece hanno cercato di far capire a queste persone che io l'avevo detto che era una provocazione. Io aggiungo, guardate il video per commentate. Poi 9, che è il voto più alto che do, lo do a coloro che hanno detto che esempi del genere non si fanno. Prendiamo una famiglia dove vive anche la nonna. Alla nonna viene tolta la pensione. E il papà dice al nipotino, quello che adesso penserebbe qualcuno è far fuori la nonna, così abbiamo una bocca in meno da sfamare. Fareste mai un esempio del genere voi? Alla fine ci sono le mie conclusioni. Le frasi che lui dice le ritroviamo in Nathalie e li troviamo in un film. E quindi cosa ho detto? L'esempio che lui sta facendo? Guardate poi dove lo trovate. Poi io non posso andare oltre, io non posso andare nello specifico, perché sapete che il video verrebbe rimosso. E questo è quanto. Sentite che cosa dice per provocare. Quando arriveremo al limite di non più possibile pagamento delle tasse, ci sarà una sola cosa da fare. La vera spending review, se io avessi qui Renzi glielo avrei già detto, c'è una sola cosa. Se lui mi fa ministro della spending review, in 6 mesi io porto il bilancio in attivo. Chiudo il deficit e riequilibrio la bilancia del nostro paese, sopprimendo tutti gli over 65. Allora, voi direte, che scempiaggine! No, il problema è proprio qua, che non è affatto una scempiaggine, perché se non gli do ai vecchi, non gli pago la pensione o gliela riduco, se taglio le spese sanitarie, se privilegio la qualità della vita di chi viene ricoverato in ospedale, se faccio pressione psicologica sugli anziani, sulla vita e il diritto di vivere una vita qualitativamente alta, l'eutanasia viene richiesta come contributo sociale, perché la vita non è degna di essere vissuta. Negli Stati Uniti fanno dei corsi per i medici su questo. Ci sono documenti, non lo sto inventando. Quindi non meravigliatevi se tra un po' ci sarà questo eccesso. Ma peraltro, ma perché dovete meravigliarvi? Noi siamo animali intelligenti, come dice il professor Veronesi. Se non fosse perché c'è la religione cattolica che stupidamente ci ha messo in testa che noi siamo figli di Dio, noi siamo animali intelligenti e la scienza è talmente avanzata che può produrre per noi qualsiasi vantaggio, persino cancellare il dolore, la sofferenza, trasformare i nostri difetti eugeneticamente. Se non fosse perché la religione cattolica lo impedisce. Quindi il nemico della scienza è la religione cattolica. Allora voi pensate alla famiglia, che è un'invenzione della religione e della cultura cattolica, se viene amata da questo mondo nichilista, relativista, eccetera, eccetera. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.